azzurra l'Inter. Vi do velocemente le formazioni: l'Inter schiera Zenga, Bergomi e Mandorlini, Baresi, Ferri e Cucchi, Fanna, Tardelli, Altobelli, Bredi e Rummenigge. Tutto dunque secondo le previsioni. Nel Real Madrid, oltre a Maceda, la cui assenza era scontata, è venuto a mancare anche Sanchez, l'altro difensore centrale, e pertanto Molovni, allenatore del Real, ha dovuto schierare una formazione d'emergenza. Subito l'Inter in avanti ed è Tardelli che va in gol, subito gol di Tardelli per l'Inter. Non è passato nemmeno un minuto di gioco. E meglio di così non poteva davvero cominciare questa attesissima sfida. 1-0 per l'Inter. Rivediamo Marco Tardelli col suo sinistro fiondato da centro area sul perfetto suggerimento. Esplode d'entusiasmo naturalmente San Siro. Rivediamo ancora il gol di Tardelli. E davvero è stato un avvio vibrale ancora Gallego. Intanto giocano da difensori centrali Gallego e Camacho. Gorbiglio, intanto c'è questa conclusione da fuori con palla che coglie la traversa e termina poi a fondo campo. Il tiro è campo, Zenga, il colpo di testa di Altobelli, Rummenigge, Bredi per Fanna che penetra in area, tira fuori. Azione battere di sinistro, non ha inquadrato lo specchio della porta. Vedete Rummenigge, Bredi ha un sontuoso passaggio per Fanna che controlla al momento di entrare in area di rigore, poi il suo sinistro sull'uscita di Ocho Torena. Gordiglio verso Valdano, Ferri lo ferma bene, il tocco all'indietro di Tardelli che finisce per favorire Ugo Sanchez. Va via Sanchez, ancora Sanchez che effettua il traversone fuori, arriva in corsa e il tiro. Mentre Juanito sta per battere il calcio di punizione, anche Gordiglio che è un buon colpitore di testa in avanti, mette fuori Mandorlini, sulla palla però c'è ancora Michel, ecco il suo controtraversone da due passi, il pallone poi termina fuori, aveva incornato Valdano e sulla palla si è... Il lancio in profondità per il colpo di testa di Camacho, l'arresto è di Tardelli. Tardelli si gira, incrocia con Rummenigge, ancora Tardelli riconquista la palla, la da Fanna in posizione della destra, traversone con Altobelli che giunge con un attimo di ritardo. Dietro di Tardelli verso Cucchi, ora Baresi, Bredi che salta Valdano, va al traversone. Ancora una volta con colpevole ritardo il guardalinee alza la bandierina. L'azione era ferma, ma mi pare di poter dire che non hanno una valutazione, forse il fuorigioco, non voglio dire che non ci fosse, però sicuramente il guardalinee ha alzato la bandierina. Intanto questa azione è praticamente nulla perché il tiro di Altobelli da parte del Real, mentre arriva velocissimo Gordiglio, eccolo servito. Ha di fronte ora Ferri, serie di finte, Gordiglio converge, poi tocca d'esterno, esce Zenga, attaccato irregolarmente da Ugo Sanchez, calcio di punizione per l'Inter, ma ancora il Real ha dimostrato la sua grande pericolosità in queste azioni di contropiede. Va Fanna in velocità con Gordiglio. Buono il suo dribbling, buono anche il traversone, Rummenigge e poi sfortunatissima l'Inter in questa occasione, prima Rummenigge e poi Altobelli non trovano il tempo per Ferri. Il lancio di Ferri a cercare Altobelli, sul quale gioca sempre Salghero, gran lavoro di Altobelli, poi il suo traversone in mezzo, esce il portiere, Rummenigge, porta vuota e gol! Ancora Tardelli probabilmente ha toccato per ultimo, raddoppio dell'Inter. Siamo al, vedete l'uscita avventurosa, la grande elevazione di Rummenigge che anticipa due avversari, il pallone che spiove in mezzo, si butta a corpo morto, Tardelli che anticipa a sua volta due avversari, gol ancora di Tardelli. 2-0 all'ottavo del secondo tempo. Da Gordiglio a Valdano. Si ferma Ferri per Valdano, va in sovrapposizione ancora Gordiglio, converge al centro invece Valdano, prende la mira, salta un altro avversario, destro sul fondo. Buon lavoro dell'argentino Valdano, conclusione però non... Michel in profondità per Sanchez, tiro fuori
guizzo perentorio velocissimo di Hugo Sanchez. Malovny ancora da due passi, quelli del Real vanno in gol purtroppo stavolta. L'Inter 1, che è pur sempre risultato favorevole all'Inter, ma è un vero peccato che Altobelli, Rummenig ha il problema di girarsi, Salghero, pallonetto di Salghero e clamoroso autogol, Salghero beffa Ocho Torena e riporta l'Inter sul 3-1. Salghero, emozioni a non finire, bene, 43esimo del secondo tempo, clamoroso autogol di Salghero, rivediamo il tutto, c'è Rummenig che cerca di disimpegnarsi, Salghero che tocca all'indietro, Ocho Torena a farfalle, palla in fondo al sacco, Inter 3, Real 1. Una partita veramente ricca di emozioni, una serata da non dimenticare qui a San Siro. Intanto c'è Camacho, ora Gallego. Udo riesce a toccare all'indietro a Mitchell, atterra un giocatore del Real, poi Ferri che mette in fallo laterale. Hugo Sanchez intanto, eccolo inquadrato, e atterra. 45esimo, fischia Fredriksson, l'arbitro svedese, finisce allo stadio Meazza.